è vicino alle persone ed è pronta ad ascoltare tutti prima, durante e dopo le lezioni. Poi, come è successo già giovedì due giorni fa, quando c'è stata la festa di Federico Gregorio per la sua elezione in consiglio regionale, ero intervenuto parlando un attimo di Federico. Adesso, se mi concedete, volevo raccontarvi un piccolo aneddoto di Claudio, ecco, della cosa che mi ha colpito soprattutto di Sacchetto. Io lo conosco dal 2004, da quando sono tesserato, e devo dire che, nonostante, a differenza mia, magari lui non ha fatto un'ascesa politica più grande e se lo merita completamente, io una cosa mi ha colpito tantissimo l'anno scorso. Lui era già assessore provinciale all'agricoltura e mi ricordo era il giorno in cui Bossi era venuto a prendere l'ampolla sul Monviso, e nonostante la mattina ci fossimo svegliati presto per montare, per preparare la festa, nonostante tutto il giorno dove vai avanti e indietro su tra Paesano e Pian del Re, la sera eravamo andati insieme a due cene, una a Villa Falletto e una a Tarantasca. Nonostante questo, all'una e mezza, dopo una giornata che comunque dura, dopo due cene che sono, vi assicuro, diventano poi pesanti, all'una e mezza gli faccio: va bene Claudio, io vado a casa, buonanotte, ci vediamo. E lui mi fa: ah, va bene, io me ne torno a Paesana che bisogna smontare le bandiere. È una cosa, secondo me, importantissima, che ci fa capire la differenza fra noi e gli altri, fra l'essere l'umili e rinchiuderci nel palazzo. E per fortuna che i cunesi, i piemontesi, i padani negli ultimi tre anni sono stati intelligenti a scegliere la Lega, perché solo la Lega può cambiare le cose, e meno male che c'è la Lega, perché se non ci fosse la Lega in un periodo di crisi economica la sentiremo ancora di più di come la stiamo sentendo. Una lotta agli sprechi, il federalismo, i soldi che rimangono a casa nostra, devono essere le pietre miliari della prossima politica per i prossimi anni. Io penso che con una classe politica così giovane e così preparata, il futuro è assicurato. Ora, vi saluto, vi ringrazio, ringrazio di nuovo la sezione di Chiusa Besio, tutto il gruppo, perché veramente ho organizzato anche io una festa nel mio paese ed è stato veramente duro, quindi so bene a cosa sono andato incontro. Vi saluto e vi ringrazio di nuovo, grazie.